pare, siamo qui per raccontarvi a un anno di distanza cosa si è mosso, cosa si sta muovendo e le linee che ci siamo dati di azione. Il conforto è che le linee che ci siamo dati vanno anche nella direzione che abbiamo appena sentito, della massima sicurezza. Poi vediamo nell'esperienza di quest'anno che cosa è successo. Partiamo con un piccolo richiamo. La missione di Parer, ed essere, è stato detto stamattina, ma è il punto centrale di oggi, essere struttura di riferimento per la pubblica amministrazione in Emilia-Romagna, per la conservazione, l'archiviazione e l'accesso di documenti informatici e in generale di ogni oggetto digitale a supporto dei processi, questo è importante, di innovazione e semplificazione amministrativa. Che obiettivi abbiamo? Garantire la conservazione, archiviazione e gestione di documenti informatici e degli altri oggetti digitali, più avanti spiegherò cosa sono gli altri oggetti digitali, erogare servizi di accesso basati sui contenuti digitali conservati, fornire supporto, formazione e consulenza agli enti produttori. Un po' della nostra storia. Non siamo dei funghi, cioè non siamo nati dopo una notte piovosa. Ci vuole tempo, come tutti sanno, perché queste cose vengano alla giusta maturazione. Nel 2007 alcuni colleghi lungimiranti hanno inserito il progetto Polo Archivistico Regionale all'interno del piano telematico dell'Emilia-Romagna, quello che noi chiamiamo PITER, 2007-2009, un piano triennale che raccoglie le linee di indirizzo, le vocazioni e le azioni che la Regione Emilia-Romagna, in quanto ente, sentendo anche il territorio, attua nel corso di questi tre anni. Sono le azioni messe in campo per favorire lo sviluppo territoriale della società delle informazioni, in linea con quanto stabilito dall'Agenda di Lisbona. Nel 2008, quando il processo comincia ad arrivare, il progetto, come tutti i progetti, arriva a una conclusione, con legge regionale numero 17 viene attribuita all'IBC la funzione di archiviazione e conservazione di documenti prodotti dalla Regione e, altro punto qualificante, mediante convenzione dei documenti prodotti da province, comuni e altri soggetti pubblici. Quindi è chiusa la fase di progetto. Per dare attuazione al progetto, la Regione decide, aggiungo io saggiamente, di definire con una legge chi si occuperà di questo, che dovrà essere un soggetto terzo. Noi siamo un'istituzione della Regione Emilia-Romagna, siamo un ente pubblico, ci occupiamo già di archivi storici da circa 35 anni, quindi la Regione sceglie l'istituto come elemento per consolidare al suo interno il polo archivistico regionale. Nel 2009, a seguire quindi dalla legge, per l'esercizio di questa nuova funzione viene creato il polo archivistico regionale come struttura, come servizio, come organizzazione. Nello stesso anno viene anche affidata a Telecom, attraverso una gara di evidenza pubblica, il supporto tecnologico. Con la stessa delibera, un altro passo che io ritengo importante segnalare, viene anche attribuita all'IBC la gestione dell'archivio cartaceo di deposito di San Giorgio di Piano. Deposito è storico, è diventato storico i 40 anni che sono stati nel 2010. Quindi a questo punto in istituto c'è un'intera filiera che si occupa di archivi, da quella che è la fase corrente a quella che è la fase storica, a servizio di tutti gli enti della Regione Emilia-Romagna, a partire da ovviamente dalla Regione Emilia-Romagna. Nel 2010, rispettando i tempi, che non è una cosa banale, viene attivato il servizio, cioè noi siamo in esercizio, questo è importante, non è un progetto, c'è una struttura e siamo in esercizio. Viene avviato quindi la conservazione sostitutiva per l'ente Regione Emilia-Romagna e si inizia ad analizzare le modalità per estendere questo servizio agli altri enti, province, comuni, aziende sanitarie e università. Vengono definite le convenzioni di adesione a PARE, la legge parla di convenzioni per aderire al polo archivistico regionale, delineate le linee programmatiche di azione anche per gli anni successivi.
Né sempre nel 2010 viene affidata ad una Dati, guidata da Engineering in collaborazione con HSPI, la fornitura dei servizi di analisi e di sviluppo software. Nel 2011 c'è di nuovo, cioè si riparte con la gara affidata per analisi e sviluppo software, c'è il kick-off e cominciamo a entrare anche in quella che è, passatemi il termine, innovazione anche di prodotto, non solo di processo come era stato in realtà prima. Perché poi siamo arrivati a questo punto? Perché esiste il polo archivistico regionale? Senza conservazione non c'è dematerializzazione, o come mi piace forse più dire, c'è la dobbiamo non materializzare. Senza questo supporto non è possibile pensare a innovazioni di prodotto, in questo caso poti amministrativi, che prevedano di non generare carta. La conservazione costituisce un fattore fondamentale per la sostenibilità di questo processo di dematerializzazione, a garanzia che documenti e informazioni in formato digitale siano conservati nel lungo periodo, in eterno periodo, in modo autentico e accessibile, come avviene per i documenti cartacei. Senza tale garanzia non sarebbe possibile ipotizzare una reale diffusione del processo di dematerializzazione. La realizzazione di archivi accessibili e strutturati, con la messa a disposizione dell'enorme patrimonio informativo della PA, costituisce quindi uno strumento indispensabile per tutte le pubbliche amministrazioni. Come ho detto prima, la conservazione digitale è a supporto dei processi di innovazione e semplificazione amministrativa. La conservazione digitale è un processo complesso e impegnativo. Presenta criticità nuove rispetto al cartaceo, legate, come detto anche prima, soprattutto all'accessibilità, integrità e autenticità. Cioè, è stato detto, noi dobbiamo essere, e lo siamo, in grado di esibire su richiesta il documento digitale attestandone l'autenticità, la corretta conservazione sia attraverso il processo che attraverso gli strumenti, anche in tribunale. Cioè, questo è uno degli obiettivi ovvi, anche se di non facile gestione. Per evitare rischi di obsolescenza tecnologica occorre che le procedure di conservazione inizino il prima possibile, sin dalla fase di ingresso del documento nell'archivio corrente dell'ente, senza attendere, come avveniva nel contesto cartaceo, che il documento sia versato in archivio di deposito al termine del suo ciclo attivo. Noi parlo Regione Emilia-Romagna ed enti collegati, già da almeno 2 o 3 anni firmiamo costantemente le nostre determine dirigenziali con firma elettronica. Queste ovviamente sono già entrate nel processo di conservazione sostitutiva e dico adesso con un processo che ha favorito anche l'avvio e il successo di questa iniziativa non invasivo, cioè nessuno, credo, dei colleghi, dei miei colleghi regionali si è accorto che questo processo è stato attivato, semplicemente in automatico quello che è firmato con firma digitale viene mandato in conservazione. Quindi il sistema di conservazione opera necessariamente con tempistiche diverse rispetto all'ambito cartaceo. E qui, come è stato detto anche prima, la classica suddivisione corrente, deposito e storico ha dei limiti molto meno definiti. Le attività richieste per la conservazione a lungo termine dei documenti digitali richiedono interventi particolarmente complessi sotto il profilo infrastrutturale, tecnologico, organizzativo e professionale, oltre che impegnativi dal punto di vista economico e finanziario. La tecnologia è complessa e costosa, vedrete dopo. Le professionalità devono essere giuste. È necessario personale altamente qualificato in ambito informatico, archivistico, giuridico e amministrativo. Difficilmente quindi tali interventi sono sostenibili da una singola amministrazione. Da qui la convenienza di conseguire economie di scala mediante la realizzazione di una struttura unica proposta alla conservazione, servente più enti, come il polo archivistico regionale, nella logica di fornire infrastrutture alla PA regionale, alle imprese e ai cittadini.
sulle infrastrutture la Regione Emilia-Romagna e anche sui beni culturali come sua parte ha una lunga tradizione. Noi già, lo cito, forniamo infrastrutture a tutti gli enti della Regione Emilia-Romagna in materia di biblioteche, ad esempio, e se stiamo alle biblioteche anche più di metà dell'Italia, in termini di archivi storici in questo caso e in termini di musei. Ma per stare sempre su questo tema, la Regione Emilia-Romagna offre infrastrutture che qui in questo caso sono maggiormente fondamentali attraverso la rete Lepida in fibra ottica. Quindi l'elemento, la scelta dell'amministrazione regionale di fornire infrastrutture non è nuova, anzi per fortuna si va tutti nella stessa direzione e gli uni beneficiano delle infrastrutture degli altri, anche questo non è banale. Altri due servizi infrastrutturali, cito, particolarmente interessanti, che saranno integrati anche in altre situazioni, uno è FEDERA, il sistema di accesso federato, che consentirà un'autenticazione federata a tutte le pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna. L'altro è Multipler, che consentirà un delivery, un broadcasting dei contenuti multimediali in maniera unitaria, comoda e strutturata. Anche questi sono servizi a disposizione delle pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna. Perché stiamo andando bene? Lo dico io che andiamo bene. Perché abbiamo alcuni punti di forza. Istituzionale, la natura pubblica dell'IBC, all'interno del quale si colloca il polo archivistico regionale, assicura continuità nel tempo della funzione di conservazione rispetto ad altre soluzioni. Ed è un aspetto cruciale, considerando che gran parte della documentazione è a conservazione illimitata. Nessun operatore privato può garantire questo orizzonte temporale. Lo slogan che mi trovo qui è: il polo archivistico è per sempre. Detto in maniera più banale, potranno chiudere l'istituto, potranno, tanto se chiudono l'istituto qualcun altro va a prendersi in carico la gestione, quindi è comunque una situazione in mano a un ente pubblico e rimarrà sempre in mano a un ente pubblico. Questa è la garanzia fondamentale. Punto di forza archivistico, la documentazione conservata secondo standard internazionali, con procedure concordate con la sovrintendenza archivistica. Giuridico, ovviamente pieno rispetto alla normativa vigente in tema di conservazione e gestione documentale, oltre all'assunzione di responsabilità connessa alla conservazione al massimo grado possibile per rispettare la normativa. Noi nella convenzione diventiamo i conservatori di questi oggetti, non sono nostri ma diventiamo i conservatori, cioè ne rispondiamo giuridicamente. Professionale, abbiamo beneficiato della creazione di una nuova struttura. In momenti come questi sulla pubblica amministrazione non è una questione banale, con i limiti imposti dalla normativa vigente in termini di assunzioni, in termini di contratti, con tutto quello che, tutte le difficoltà che stanno venendo avanti, essere la Regione Emilia-Romagna è riuscita a costruire una nuova struttura. Non era scontato, non è scontato, non succede spesso, insomma. Mettendo assieme queste figure fondamentali per questa impresa, archivisti e informatici, quindi integrando e trovando sinergie da questi due componenti necessarie per questa situazione. Ad oggi pare è una struttura relativamente piccola, sono 14 persone, di cui 4 interamente dedicate a San Giorgio di Piano, quindi all'archivio storico, quindi di fatto una decina di persone per la conservazione del digitale. Ovviamente non siamo dei fenomeni, questo è successo perché grazie a Dio, fortunatamente, siamo una componente parte della Regione Emilia-Romagna, quindi è stato anche grazie alla collaborazione con la Direzione Organizzazione Telematica, attraverso le sue strutture che per noi sono di riferimento in questa impresa, che sono il Servizio Sviluppo Amministrazione Digitale e il Servizio Sistema Informativo Informatico, che ci aiutano e ci supportano e sopportano in alcuni casi. Grazie all'aiuto di Intercenter, che è la nostra società che fa le gare, perché è complesso fare una gara, è stato molto complesso fare il capitolato per la gara del sistema hardware.
altrettanto complesso giuridicamente è stato portarla a termine, come è stato complesso fare la gara per la fornitura di analisi e sviluppo software, senza anche quest'altra componente della regione, sempre infrastrutturale, perché anche Intercenter offre servizi a tutte le amministrazioni dell'Emilia Romagna, questo sarebbe stato sicuramente più lungo e complesso. Quindi siamo in compagnia, non solo, come ho citato prima, c'è anche la società in house Lepida, senza i cavi in fibra ottica stesi dalla regione Emilia Romagna attraverso questa società, una parte di queste cose non sarebbero possibili, oppure ci metterebbero qualche anno in più a trasmettersi lungo la rete. Quindi infrastrutture che beneficia del lavoro di altre infrastrutture, di una rete comunque complessa. Torno un attimo a Pare per dare un elemento di chiarezza, ci tengo a precisarlo. Quelle 10 persone sono di fatto 4 archivisti, 4 informatici, un giuridico amministrativo e un supporto logistico. Quindi, come vedete, molto vocate a, e parliamo di 10 persone, non di quelle legate appunto al digitale. Punto di vista tecnologico, abbiamo strutture e sistemi all'avanguardia per l'edizione documentale. Poi il punto di vista economico, Pare, ho detto prima, è un'infrastruttura che la Regione Emilia-Romagna offre gratuitamente alle pubbliche amministrazioni emiliano-romagnole, qui non mi ricordo mai se è a fine a dicembre 2012 o 2013. 13. Tanto il mondo finisce nel 2012, quindi. Non a posto. A quella data noi avremo sicuramente anche più chiaro il sistema dei costi-benefici. Adesso siamo partiti, stiamo avviando delle analisi normali per capire i volumi, dopo ve li farò vedere, per avere questi elementi, per dare di nuovo la possibilità ai nostri amministratori di verificare, confermare, modificare questa scelta. Anche perché ricordo che le convenzioni che ho citato prima, la legge regionale prevede che possano essere anche onerose. Per il momento non lo sono. Come non sono mai stati onerosi i servizi che ricordavo prima per biblioteche, archivi e musei. Alcune scelte, quello che è successo in questo anno, cosa abbiamo fatto? Tanto un po' di modello organizzativo. Abbiamo scelto di fare quello che chiamiamo con pomposità il piano di legislatura, che è la pianificazione dei progetti e delle attività necessari alla realizzazione della missione di Pare. È uno strumento di comunicazione. Quando abbiamo incontrato gli amministratori, eravamo messi in grado di spiegare in termini intellegibili quello che stavamo facendo. Quindi anche di comunicazione e informazione e per il coinvolgimento di tutta la comunità di riferimento della Regione Emilia-Romagna. Questo piano di legislatura ridefinisce annualmente i propri obiettivi e ne inserisce dei nuovi. Ovviamente legislatura non è inteso che stiamo programmando da qui alla fine della legislatura. Abbiamo detto che è per sempre, sarebbe una visione chiusa. È un limite di tempo che ci diamo, ma il processo va sempre avanti. Quindi è l'arco temporale preso in considerazione. Altra scelta importante, la collaborazione con la soprintendenza archivistica. Nell'ottica della collaborazione tra istituzioni pubbliche in tema di archivi, Pare ha stipulato un accordo di collaborazione con la soprintendenza archivistica per l'Emilia Romagna. Non è il primo in materia archivistica e anche nelle altre materie, ma comunque stiamo su quella archivistica. La settimana scorsa si è insediato a Roma il Comitato per la promozione e l'attuazione del sistema archivistico nazionale, sottoscritto a novembre 2009 a Bologna durante la seconda giornata nazionale degli archivi tenuta a Bologna, non casualmente tenuta a Bologna. Questo accordo prevede una collaborazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Unione Province d'Italia e l'Associazione Nazionale dei Comuni, l'ANCI. Quindi la Repubblica è interamente rappresentata in quell'accordo. Questo accordo è in sede regionale, ma va nella SIA appunto di collaborazione fra diverse componenti dell'amministrazione e prevede tra i punti più qualificanti la semplificazione delle procedure autorizzatorie
previste per gli archivi pubblici mediante l'approvazione di uno schema tipo di convenzione tra il polo archivistico regionale e gli enti produttori per i servizi di conservazione sostitutiva e di sperimentazione per i servizi di conservazione a lungo termine. La collaborazione con la soprintendenza è per semplificare anche lo svolgimento dell'attività ispettiva, che le è propria anche mediante l'accesso telematico al sistema di conservazione di Pare. La collaborazione tra i due enti serve anche a fornire agli enti produttori supporto e consulenza in ambito archivistico, ovviamente con particolare riferimento in questo caso alla conservazione del digitale. Altre scelte importanti. Per mantenere il controllo completo sul processo di conservazione è necessario e indispensabile che la proprietà del software utilizzato per la gestione del sistema sia della Regione Emilia-Romagna, e così è. Questo consente inoltre di avere anche il controllo completo sullo sviluppo del software, di rimanere indipendenti dai singoli fornitori e di garantire l'adeguamento continuo e tempestivo all'evolversi delle esigenze proprie degli enti produttori e della comunità di riferimento. Nello sviluppo di questi applicativi si cercherà, per quanto possibile, di fare riferimento a soluzioni già disponibili attraverso il riuso e l'utilizzo di prototipi sviluppati, ad esempio nell'ambito di progetti nazionali e internazionali, CASPAR, PRODE, PLANETS e altri. Il polo archivistico regionale intende promuovere lo sviluppo del software in maniera condivisa tra le regioni che fossero interessate a costituire strutture analoghe di conservazione. A tale proposito c'è un accordo in corso di definizione con la Regione Liguria, che ha per oggetto l'interscambio di esperienze e supporti con l'obiettivo di pervenire alla creazione di poli archivistici federati. Quello che stiamo facendo è, tramite appositi accordi, disponibile. Il modello non poteva che essere questo, ma insomma il modello scelto si basa sul modello OIS, Open Archival Information System, standard ISO, numeri vari, che definisce le caratteristiche di un archivio finalizzato alla conservazione a lungo termine di documenti informatici e alla fruizione degli stessi da parte di una comunità di riferimento. Gli enti produttori sono gli enti pubblici dell'Emilia-Romagna, regioni, enti locali, aziende sanitarie, università, che trasmettono a Polo i documenti e i fascicoli da conservare, in continuità con il processo di gestione documentale iniziato nella fase corrente all'interno delle strutture. I fruitori sono coloro che costituiscono la comunità di riferimento, enti pubblici, privati, ricercatori e cittadini, interagiscono con il polo archivistico quale archivio di deposito e storico per accedere ai documenti conservati per finalità amministrative, scientifiche, di ricerca storica ed altro. Il management è l'Istituto Beni Culturali che, nell'ambito delle strategie più ampie definite nella Regione Emilia-Romagna, stabilisce la politica globale del polo archivistico regionale e gli obiettivi a lungo termine, assicura il finanziamento e fornisce le linee guida per l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali. Questa addirittura la volevo saltare, ma dopo quello che ho sentito ci perdiamo un po' di tempo. Questa è l'infrastruttura di rete, l'infrastruttura tecnologica. Non so se si riesce. Sì, si vede abbastanza. I due oggetti raggruppati che vedete, sintetizzando, sono due data center, uno a Milano e uno a Rozzano, che sono sincronizzati fra di loro, cioè ogni operazione è ridondata in tempo reale sulle due strutture. Tutto questo è collegato, grazie ai cavi in fibra ottica, sono collegati con una banda di 20 gigabit al secondo, collegate tramite una rete VDCN riservata alla connessione di data center di Telecom e distinta, a proposito di sicurezza, dalle infrastrutture di rete destinate all'offerta commerciale, con una banda totale di 7,5 gigabit su tre instradamenti diversificati. A Milano è anche disponibile un collegamento di emergenza con l'EPIDA a 4 megabit al secondo via rete Hyperway, che verrà riconfigurato in caso di disastro, su Bologna a 100 megabit al secondo. L'infrastruttura tecnica attuale, quella che
confido ci dia garanzie di solidità, è con certificazione ISO 27001 e per entrambe le due postazioni prevede 1000 terabyte di spazio disco, la replica sincrona dei dati sul sito del disaster recovery, il backup giornaliero dei documenti in 3 copie su nastro, collegamento all'EPID a 20 gigabit, collegamento tra i due siti, come ho detto prima, a 7,5 gigabit al secondo, almeno, adesso vado a memoria, una volta alla settimana una copia dei nastri parte e va verso Roma, Pomezia. A questo punto i dati sono dislocati Milano, Bologna e una ulteriore copia di backup a Roma. Credo che per il momento ci siamo fermati a questo. Devo dire che, sentendo prima, abbiamo fatto le prove del disaster recovery in Telecom e come solito il 50% va sempre bene, cioè il disaster. È sul recovery che ci stiamo, però alla fine è venuto su anche il recovery, quindi siamo tranquilli, il primo test ha superato questo scoglio, ma come abbiamo detto non sarà il primo, continueremo, ma è servito perché un conto è avere le macchine come le avevamo già in disponibilità da credo un paio d'anni, il contratto è attivo dal 2008 se non vado errato, ma non erano sotto stress. Quando si comincia a fornire un servizio cominciano anche tutta una serie di verifiche, considerate che siamo in fase di avvio, quindi le installazioni e le verifiche software sono all'ordine del giorno, quindi anche questo non ha semplificato, diciamo così, l'avvio. Ma del resto le prove di disaster recovery si fanno apposta perché sono prove per testare la solidità e io spero che statisticamente uno l'abbiamo già fatto, quindi visto che dobbiamo aspettare che succeda solo quando, per uno l'abbiamo già fatto, non eravamo in esercizio, eravamo solo in fase di prova, quindi speriamo che il prossimo vada molto avanti. Altro sistema invece, altro offerta che cominciamo a configurare è quella di offrire anche sistemi di accesso. Faccio un esempio che mi tocca come istituto beni culturali. Noi abbiamo almeno 4 sistemi di protocollo informatico evoluti nella loro storia, tutti e 4 ovviamente tuttora funzionanti, perché non è che ci possiamo permettere di non consultare più l'archivio del 2001, per fare un esempio. Abbiamo studiato tramite anche a un modello messo assieme dal progetto Interpares, credo, un modello, abbiamo trasferito questi protocolli su un registro di protocolli in un formato standard e adesso sono tutti perfettamente, sono ancora in fase sperimentale, ma consultabili con un'unica modalità di accesso. Quindi anche quello di offrire agli enti pubblici la conservazione dei passati registri di protocollo è un servizio che stiamo attivando. La sanità, poi vedrete perché, ha un ruolo molto importante per noi. Stiamo affrontando su 3 settori diversi legati al mondo sanitario. La conservazione di referti, lettere di dimissione, prescrizioni. Per tutti i referti di diagnostica prodotti digitalmente si prevede la conservazione illimitata, quindi hanno una loro importanza. Immagini diagnostiche, conservazione mediante l'interfacciamento ai sistemi PACS, sono i sistemi che generano immagini in medicina, le radiografie, le TAC, le risonanze magnetiche, e la documentazione amministrativa, perché anche le aziende sanitarie hanno documentazione amministrativa, protocollo, delibere, determine, anche in alcuni casi qui c'è una conservazione illimitata. Qui le ho un po' tirate a pera perché altrimenti erano troppo piccole, sono venute anche quasi tonde. Vedete, adesso sono di impatto direi significativo, alla sì, mia e vostra sinistra sono le quantità degli enti produttori. La Regione, le province che sono 9, i comuni 348, le ASL, le aziende ospedaliere e le università. A fianco vedete invece la suddivisione, una stima quantitativa dei documenti. La sanità rappresenta per numerosità di documentazione prodotta il maggiore fra i produttori, fruitori di documenti informatici, con circa 40 milioni di documenti
che corrispondono a circa 250 terabyte all'anno. Quindi possiamo dire che attraverso queste stime, se anche sono un po' sbagliate, non lo sono poi di molto, che circa il 96% della documentazione digitale prodotta in termini di numero e di spazio è documentazione sanitaria. Quindi, osservando però il grafico della numerosità degli enti, della comunità di riferimento, si nota che però la comunità è una minima parte. Quindi noi, al di là della quantità, il servizio è sparso su tutte le pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna. Con questi numeri abbiamo per adesso una possibilità di 1000 tera. Quando saremo a regime, in 4 anni finiamo la capienza del sistema di arriviamo alla capienza prevista, quindi bisognerà continuare ad aumentarla. Come lavoriamo? Abbiamo dei tavoli di condivisione con gli enti produttori, uno dei quali è coordinato dalla direzione regionale dell'organizzazione, che è la comunità tematica per la gestione documentale. Parer partecipa a questa comunità tematica, attivata nell'ambito della community network dell'Emilia-Romagna. Nella comunità sono presenti referenti di enti locali che affrontano nei loro enti la messa in esercizio di questi nuovi servizi, procedure e modelli organizzativi. La comunità ha il compito di individuare le attività tecniche e organizzative che possano facilitare il successivo dispiegamento delle soluzioni, garantendo la convergenza dei bisogni e delle richieste di tutti i territori interessati dalle iniziative e la definizione di standard di valenza regionale. Gruppi di lavoro sanità per ognuna delle 3 aree che ho identificato prima, sono attivi gruppi di lavoro che coinvolgono di fatto praticamente tutte le aziende sanitarie regionali. Come dicevo prima, come operiamo? La base di tutto è il rapporto convenzionale. Le convenzioni regolano il rapporto di servizio tra ente produttore e pare, più precisamente la natura dei servizi offerti, la responsabilità delle parti e le condizioni economiche che, ripeto, sono nulle fino al dicembre 2013. Nel disciplinare tecnico, che è un allegato alla convenzione, si va più nel dettaglio con riferimento alla tipologia dei documenti da conservare, i formati accettati, il set minimo dei metadati che dobbiamo ricevere e i requisiti tecnici per l'interfacciamento dei sistemi. Attualmente sono convenzionati col polo archivistico regionale oltre 60 enti che vanno dal comune di Caminate in provincia di Piacenza di 287 abitanti all'Università di Bologna, passando per tutte le 9 province e ovviamente alla Regione. È già rappresentata buona parte della complessità istituzionale e organizzativa che noi dobbiamo affrontare. Anche questo è stato voluto e cercato, la varietà delle situazioni, perché in una fase di studio è normale conoscere, per quello che si può, tutte le problematiche che ci dovremo trovare ad affrontare. È stato definito tecnicamente l'accordo con le aziende sanitarie regionali attraverso l'assessorato alla sanità, quindi a breve in giunta ci sarà una delibera che sancirà anche questo ulteriore step, dove la Regione Emilia-Romagna identifica il polo archivistico regionale come soggetto indicato alla funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici prodotti dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale. Questo lavoro è stato possibile grazie anche alla grande collaborazione della Direzione Sanità. Qui, velocemente, quali sono le fasi che noi attiviamo per approcciare un nuovo ente? Preliminari, ovviamente, i contatti con l'ente, nei quali si definiscono gli ambiti di intervento, si individuano gli obiettivi da raggiungere e si analizzano i contesti tecnologici. La definizione dei rapporti, viene completata l'analisi e lo studio, definendo nel dettaglio e formalmente i tipi di documenti da conservare, con i relativi metadati. Viene firmata la convenzione, redatto e approvato il disciplinare tecnico,
partono i test dei versamenti sulla base di quanto stabilito dal disciplinare tecnico e inizia la fase di test, durante la quale vengono simulate le sessioni di versamento e analizzati i risultati ed eventualmente apportate necessive correzioni. C'è la validazione del processo appunto di test che dà l'ok definitivo, poi c'è l'avvio in produzione. Qui c'è un elenco degli enti già avviati: Regione Emilia-Romagna, tutti i documenti informatici, Università di Bologna, i verbali d'esame, la provincia di Piacenza, gli atti amministrativi. La prossima settimana, sono nell'ultima fase che ho citato prima, quella di ha fatto tutti gli step precedenti, partiranno la provincia di Ravenna, il comune di Cesena, l'Unione dei Comuni Reno-Galliera. Quindi piano piano dei 60 convenzionati entrano nel sistema fisico e cominciano a versare. Sono in corso test con altri svariati enti, province, sezioni dei comuni che hanno già sottoscritto la convenzione e che partiranno appunto scalati. In questo caso, come potete ben capire, visti i numeri dei componenti, non riusciamo a far partire più di 2 o 3 enti alla volta. E sotto trovate indicate tutte le aziende, non sto a leggerle, e con la specifica dei temi che stiamo trattando con queste aziende. Mi avvio verso la fine. Come ci teniamo agganciati, cioè come teniamo attiva questa operatività con, diciamo, la visione, come riusciamo a programmare da qui a 5 anni o magari anche oltre? Noi partecipiamo a una serie di progetti. Pare partecipa al progetto internazionale PRODE, progetto di materializzazione, a cui prendono parte 10 regioni, il cui obiettivo è realizzare un modello generale condiviso di dematerializzazione che diventi riferimento non soltanto per gli enti della regione, ma anche per gli enti operanti sul territorio. Parer, in collaborazione con il Servizio Sviluppo Amministrazione Digitale, coordina il task sul sistema di conservazione e prende parte ai lavori di altri task, il sistema documentale corrente, le interfacce e la sanità. L'attività è avviata e continua con costanza. Interpares è un progetto di collaborazione internazionale che mira allo sviluppo delle conoscenze essenziali per la conservazione a lungo termine di documenti archivistici. Parer è parte del Team Italy come caso di studio sulle policy per i sistemi di conservazione digitale e coordina il sottogruppo in raccordo con il Team Catalogna e il Team Brasil. Per la predisposizione del documento finale internazionale sui requisiti per la conservazione dei sistemi e del registro di protocollo che citavo prima. Il registro di protocollo è stato già presentato a Oslo nel settembre 2010, alla Conferenza Internazionale degli Archivi. Questo è quello che ci dà l'aggancio anche sul futuro. Questo verrà dibattuto a breve, è la nostra News Parer. È il modo in cui Parer intende promuovere una comunità web sugli archivi digitali, con lo scopo di mettere in rete le professionalità, le competenze e le risorse, sia di singoli che di istituzioni e organizzazioni operanti nel campo della conservazione digitale. Tale comunità vuole essere un luogo di confronto, di dibattito, di condivisione, di ricerca e di crescita, che si realizza mettendo a disposizione dei partecipanti i tipici strumenti del web, forum, user content, management system, dialogo tra gli esperti e altro ancora. La community, integrata nel sito Parer, sarà gestita da una redazione e si occuperà dell'organizzazione e del supporto agli utenti dei contenuti scientifici. Questa è davvero l'ultima, la leggo perché non so quanto si possa vedere. Allora, si chiama libro, si può leggerlo senza bisogno di uno schermo. Le pagine sono tutte accessibili e non scompaiono in caso di mancanza di corrente. È più leggero di un portatile, non sarà obsoleto il mese prossimo e lei può anche prestarlo a suo padre senza dovergli spiegare come usarlo. Allora, questo serve a ricordarci a tutti in modo leggero che stiamo passando a un sistema intermediato dalla tecnologia, cioè non sarà più possibile in quello che stiamo facendo non avere un mezzo tecnologico fra noi e i documenti che andiamo a conservare. Quindi è una grande responsabilità quello che stiamo facendo. Noi ne siamo consapevoli, un po' preoccupati dopo quello che ho sentito anche, però insomma credo che tutti debbano essere consapevoli di questo importante passo. Vi ringrazio.